L'antica Costantinopoli riceveva acqua dalla foresta di Belgrad, collegata dai Romani alla città tramite l'acquedotto di Valente. Le risorse idriche erano poi immagazzinate in una rete di cisterne, la più grande delle quali è giunta fino a noi. È la cisterna basilica. Nell'anno 532 d.C., l'imperatore Giustiniano ordinò la costruzione di una enorme cisterna nel punto in cui prima sorgeva un'antica basilica romana. Era il periodo di massima prosperità dell'impero bizantino. L'opera richiese il lavoro di 7.000 schiavi e portò alla realizzazione di un'enorme camera sotterranea, di 140 metri per 70, dalla volta sorretta da 336 colonne di marmo alte 9 metri, ordinatamente disposte su 12 file. La cisterna poteva contenere 80.000 metri cubi d'acqua ed è rimasta in uso per tutto il periodo dell'impero ottomano. Le pareti di malta e mattoni, spesse 4 metri, hanno retto benissimo il peso dei secoli e sono ancora impermeabili. Il fondo della cisterna è tuttora coperto d'acqua e abitato da numerosi pesci. Le colonne, recuperate da altri edifici, presentano diversi stili decorativi, ma le più peculiari si trovano all'estremità nord-occidentale della cisterna e sono sostenute da due colossali teste di gorgone scolpite, provenienti da un monumento precedente di cui si è persa memoria. La luce tenue, il silenzio, il riflesso tremulo dei colonnati sull'acqua immobile rendono questo luogo profondamente suggestivo, come rimasto fermo nel tempo. Una meta imperdibile, pochi metri sotto Sultanahmet.